Nella serata di apertura Oblò mostrerò una serie di cose, una sintesi, diciamo, del lavoro che ho fatto a Kobane. Ci sono diversi aspetti che secondo me sono molto importanti e quelli da cui bisogna partire. Innanzitutto il fatto che a Kobane non è vero che non vivono civili, ci vivono 6.000 adulti e 1.000 bambini. ISIS per settimane, per mesi ha raccontato che questo non fosse vero, invece ho potuto vedere con i miei occhi che insomma bambini ce ne sono, addirittura viene loro garantita, cerca di garantire loro lo studio, la scuola, anche se la stessa è stata bombardata e quindi si fa attività didattica in case private che ogni giorno si scelgono in maniera appunto da tenere i ragazzi al sicuro e ci sono appunto persone che si occupano di loro. Gli adulti, molti di quelli che sono rimasti sono anziani e quindi hanno scelto di non abbandonare le loro case, altri invece sono rimasti proprio perché appunto hanno la famiglia e quindi andare in Turchia nei campi profughi per loro sarebbe stato molto complicato perché non possono parlare la loro lingua, perché non avrebbero avuto appunto la possibilità di vivere comunque una vita decente. Per paradosso si vive meglio a Kobane che nei campi profughi. Ma com'è questo? Si vive meglio in una città che è un cumulo praticamente, come tu mostrerai, di macerie. Come è organizzata la vita quotidiana? Questo è un aspetto molto interessante. Cioè, io sintetizzo così con la municipalizzata di Kobane, che è una forzatura naturalmente perché non è che si chiama così, però ci sono delle persone che si dedicano tutti i giorni a fare in modo che le persone abbiano ciò di cui hanno bisogno, l'elettricità per qualche ora, il riscaldamento per qualche tempo, perché il gasolio naturalmente insomma scarseggia, e poi si puliscono addirittura le strade. La parte occidentale della città, la parte ovest della città è la parte più sicura. È la parte dove insomma ISIS e i bombardamenti hanno impattato meno e quindi in questa parte della città sono concentrate tutti i civili che vivono a Kobane e quindi naturalmente sì, la vita è dura, però si cerca in qualche modo di superare insomma, questi problemi facendo anche attività che non sono soltanto quelle di pura sopravvivenza, ma anche attività diciamo di vita normale e anche chi per esempio appunto faceva dei lavori in precedenza che magari insomma che in questo momento potrebbero sembrare un po' in più, invece si cerca di garantire loro lo stesso le loro attività, che dire, uno scrittore deve avere la possibilità di poter scrivere, un artista deve avere la possibilità di poter praticare le sue attività, la sua disciplina, però naturalmente poi tutti quanti insomma, cercano di dare una mano e di aiutarsi l'un l'altro. È sparita la moneta a Kobane, tutto quello che c'era all'interno della città quando è iniziato l'assedio è stato messo a disposizione di tutti, ma non viene diviso equamente secondo un'idea standard, che potrebbe essere appunto quella tra virgolette del socialismo reale, ma invece viene distribuito tutto in base alle esigenze. Quindi è chiaro che se uno ha 5 figli gli si dà del cibo in più, se uno ha bisogno di medicine si pensa di fornire loro le medicine e così via. Ma come arrivano gli approvvigionamenti o come diciamo, è possibile appunto questa anche vita che tu descrivi, anche collettiva, in una situazione in cui da un lato c'hai quelli dell'ISIS che incombono diciamo, dai villaggi e dalle zone circostanti e dall'altra questa brutale porta chiusa della Turchia? Ecco, i turchi tengono chiuso il confine, l'unico giorno che è stato aperta quella breccia è stato in novembre ed è stato il giorno in cui è entrato quel famoso camion bomba che ha combinato il disastro insomma, di cui io ho parlato anche nel reportage, insomma, se ne è parlato anche sui diversi giornali. Però ci sono delle staffette, i ragazzi giovani sono tenuti lontani dalla guerra, si cerca solo di preservare quelli che sono sotto i 21 anni perché i giovani sono il futuro, però questi ragazzi in qualche modo danno una mano, quindi sono loro insomma, che rapidamente cercano di passare il confine per cercare di approvvigionare cibo e soprattutto medicine, che è quello di cui si ha più bisogno. Però sostanzialmente quello che c'era, come dicevo, è quello che c'è ancora, quindi è chiaro che si fa molto riferimento su quanto si è riuscito a reperire in città e quanto insomma era rimasto. Però sì, c'è la cooperazione, quella vera. Da noi è un po' una parolaccia, no? In Italia. E invece a Kobane è veramente praticata in maniera alta, non saprei dirlo diversamente, non saprei dirlo meglio. E questo colpisce moltissimo perché in una situazione di difficoltà escono comunque le qualità ed esce una risposta, diciamo, che è concreta, che è una risposta che mira alla vita, non alla morte.